Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Claudio Garau, che mi chiede di fare due parole sul film Les Choristes, I ragazzi del coro del 2004 di Christophe Baratier. Allora, il film è un film che ebbe parecchio successo, fu nominato anche come miglior film all'Oscar straniero. Io in realtà l'ho trovato un film, insomma, abbastanza rivisto, messo in scena benino, con dei grandi attori, e, insomma, in questa storia di questo appunto Mathieu, compositore, insegnante di musica, che trovatosi senza lavoro viene fatto praticamente diventare custode dentro una specie di quasi carcere minorile, diciamo così, nel 1949, siamo in Francia, e il nostro quindi viene messo lì per stare dietro a questi ragazzi difficili in questo appunto posto chiamato Fond delle Tango, ovvero Fondo dello Stagno. Lui quando arriva lì praticamente si rende conto che alcuni ragazzi hanno delle doti musicali, e comunque, nonostante il sistema repressivo vada contro il prese e tutto il resto, il nostro decide di portare con la musica, col coro, guardate poi il film, e tirare fuori questi ragazzi. Una specie di Attimo Fuggente con la musica francese, diretto con mano abbastanza mestierante, senza particolari guizzi, sceneggiatura interessante, ma anche questa non molto originale. Belle le scenografie, ottimi i costumi, un film che comunque è un classico film che si può vedere volentieri una volta al massimo. Per me non è il film che dicevano di essere quando andai a vedere al cinema, rimasi abbastanza così, senza troppi ricordi positivi né negativi. Il classico film in cui ci ho passato 2 ore abbastanza volentieri, anche perché la prova attoriale di tutti gli attori, sia i ragazzini che il protagonista nella parte di Mathieu, ovvero Gérard Junot, se la cavano molto bene. Le musiche tra l'altro sono cantate davvero, i ragazzini sono stati scelti appositamente appunto durante i provini, perché dovevano cantare varie canzoni che poi saranno state cantate nel film. Insomma, un film educativo, un film che in un certo senso è buono per essere proiettato nelle scuole, o è uno spaccato in una società comunque, quella dei fine anni 40, primi 50 francese, ancora veramente terribile, in questi luoghi terrificanti dove i ragazzi praticamente, più che essere curati, più che essere tenuti come tali, sono completamente distrutti da una repressione violenta appunto che la scuola, il collegio, chiamiamolo così, se lo chiamiamo il collegio, questo collegio mette addosso appunto a questi ragazzini. Il nostro Mathieu prova appunto con la musica, e poi il film chiaramente viene narrato all'inizio del film, dove ormai sono a New York e sono passati anni, da due dei bambini dei protagonisti che sono cresciuti, ma non vi voglio dire di più, perché comunque è un film che si lascia vedere. Per chi non l'ha visto, un'occhiata se la merita. Qui sotto metto il link Patreon, chi lo ha amato lo capisco, perché è un film comunque abbastanza che ti prende sul sentimento, diciamo, ti prende sul sentimento, ma secondo me ti prende un po' sul sentimento facile, proprio perché la sceneggiatura è quella che è. Se non fosse per gli ottimi attori, per la buona messa in scena, per i costumi, le scenografie e tutto, a me il film sarebbe passato abbastanza inosservato. Comunque niente male.